Un'ora di video con i concerti più belli delle tante edizioni di Arezzo Wave, una carrellata di ricordi e dei grandi nomi della musica internazionale che sono saliti sul palco aretino, e poi il concerto integrale di Jovanotti con il suo collettivo Sole Luna allo stadio nel 2003. Sono stati questi gli ingredienti della serata Revival all'Anfiteatro di Arezzo per il Calcit a sostegno del Servizio Scudo, un vero e proprio viaggio nel tempo grazie al prezioso archivio della Fondazione Arezzo Wave. Diciamo che si è fatto tutta questa serata, questo concerto inedito di Jovanotti assieme al Calcit, al quale va, diciamo, è l'obiettivo della serata, è dare un sostegno, dare un aiuto a questa associazione così importante. E abbiamo fatto vedere i momenti più belli di Arezzo Wave, quello che non si vedeva, quello che era dietro le quinte e quello che invece ci ha fatto conoscere nel mondo. Quindi abbiamo fatto una carrellata che ha introdotto sia quello che era il gioco dell'estate, quindi scoprire le facce del pubblico di Arezzo Wave, e soprattutto il concerto di Lorenzo, di Jovanotti del 2003. Quindi siamo stati contenti di aver trovato un pubblico che era molto partecipativo, e veramente era un'occasione per avere sempre acceso quel fiammifero di portare avanti il nome di Arezzo. Ci vorrebbe una notte intera per poter far passare tutto quello che abbiamo portato. Più di 100 paesi sono stati rappresentati in questa città dai gruppi che arrivavano dai 5 continenti. Non è stato per nostro volere che siamo andati via, e non è stato per nostro volere che non abbiamo più fatto Arezzo Wave, ma questo è un discorso lungo, si sa bene ormai, siamo ad Arezzo, quindi ci si conosce tutti e si sa il motivo per cui non siamo più a fare quello che ci piaceva tanto, ma lo rifaremo, chissà, un giorno con altre forme, con altri mezzi, magari si chiamerà Sud Wave, magari ci saranno altri artisti.